Signor Primo Ministro, è pentita di non aver tagliato le accise ai carburanti? La coperta era veramente così corta? Ma guardi, noi abbiamo fatto una manovra di 30 miliardi. Su quei 30 miliardi, 20 li abbiamo investiti su quella che avevamo dichiarato essere la priorità e sulla quale tutti erano d'accordo, che era il caro bollette. Sui rimanenti 10 miliardi avevamo due scelte: o tagliare le accise a tutti, anche ai ricchi, o prendere quelle risorse e concentrarle sui redditi medio-bassi, che è la scelta che abbiamo fatto. Le opposizioni hanno però detto che lei non ha mantenuto una promessa fatta in campagna elettorale. Guardi, le opposizioni fanno il loro lavoro e ovviamente diciamo non mi spaventa. Il punto è che quando devi dire delle cose non vere, forse neanche tu sei convinto di quello che stai sostenendo, ed è quello che stanno facendo le opposizioni, perché punto primo sento parlare di una benzina a 2,5 euro e la benzina sta a 1,8 euro di media. Punto secondo, nel programma di Fratelli d'Italia non c'è scritto che avremmo tagliato le accise. E io non ho mai parlato di taglio delle accise come priorità in questa campagna elettorale. Sono d'accordo sul taglio, ma le priorità secondo me adesso erano altre. Quello che c'è scritto nel programma di Fratelli d'Italia è sterilizzazione, cioè se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato guadagna in più di accise e IVA lo usa per riabbassare il prezzo. Ed è esattamente quello che prevede il nostro decreto, il decreto che ha varato il Consiglio dei Ministri. L'opposizione ritenti. Senta, hai in mente qualche idea innovativa per frenare l'inflazione? Guardi, tutto quello che noi stiamo facendo in questo momento serve a diciamo calmierare il tema dell'inflazione. Abbiamo istituito un fondo cosiddetto caro carrello, no? Per aiutare chi era più in difficoltà a fare la spesa, ad avere prezzi più bassi. Stiamo parlando anche con tutta la filiera per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo portato le pensioni minime a 600 euro. Nell'ultimo decreto c'è una norma che rimborsa i pendolari della somma che spendono per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Cioè, noi stiamo cercando ovviamente di aiutare in una condizione di difficoltà. Però chi è in maggiore difficoltà, piuttosto che diciamo dare aiuti indistintamente a tutti? Beh, adesso gli italiani si aspettano un intervento anche sui salari. E questa è una nostra priorità, abbiamo già cominciato con i soldi che sarebbe costato tagliare le accise per 4 mesi, noi abbiamo tagliato di un ulteriore punto le tasse sul lavoro per un intero anno, e le dico di più, con i soldi che sono stati spesi in 9 mesi per tagliare le accise dal precedente governo, si sarebbero potute tagliare le tasse sul lavoro di circa 7 punti, che voleva dire mettere fino a 200 euro al mese in tasca ai lavoratori con reddito fino a 35.000 euro.